Buongiorno carissimi, ben ritrovati in questo giovedì della dodicesima settimana del tempo ordinario. Estromettere, parola chiave che vorrei utilizzare per racchiudere la liturgia della parola di oggi. Il Vangelo è tratto da Matteo, siamo al capitolo 7, versetti 21-29, concludiamo così la lettura del discorso della montagna. E Gesù dice: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Allora ci sono i discepoli che cominciano a dire: Signore, ma noi abbiamo scacciato demoni nel tuo nome, abbiamo profetato nel tuo nome, abbiamo compiuto anche prodigi. E Gesù dirà una cosa molto forte, dirà: allontanatevi da me voi tutti, operatori di iniquità, io non vi ho mai conosciuto, non vi conosco. E sì, perché quello che possiamo fare lo possiamo fare per il nostro io o per Dio. Potrebbe capitarci di estromettere Dio totalmente anche nella nostra vita di fede, pensando di fidarci di Lui, di amarlo, invece lo asserviamo soltanto ai nostri interessi, alle nostre posizioni e via di seguito. Ecco perché Gesù dice: attenzione, ascoltate bene la mia parola, la parola del Signore, perché chi l'ascolta è come la sabbia come la casa sulla roccia, quindi tutte le intemperie che arrivano non la fanno cadere, mentre se siete un po' troppo faciloni, ecco, costruite la vostra casa sulla sabbia. Ci sono delle intemperie che arriveranno e faranno cadere tutto. Quindi poggiare la propria vita sulla parola di Dio diventa fondante. Ecco perché se Gesù in questo discorso della montagna ci ha dato il desiderio delle cose alte, di volare in alto, la prima lettura di oggi tratta dal secondo libro dei Re, siamo al capitolo 24, versetti 8-17, c'è un declino, vediamo il declino del popolo di Israele, re Joachim farà anche lui una brutta fine, verrà deportato a Babilonia, c'è un declino, perché quando si pensa all'io e non si pensa a Dio, così ci si autodistrugge, perché non si è mai contenti di quello che si ha e di quello che si è, si va alla ricerca sempre di più, che non è fonte di vita, ma soltanto fonte di preoccupazioni e di inutili cose. Bene, io vi auguro di vivere così una santa giornata, pensando un po' se nella nostra vita se è capitato di estromettere Dio dalla nostra esistenza. Oppure noi abbiamo reso partecipi, abbiamo fondato le nostre decisioni, i nostri progetti su di lui. E quindi potrebbe essere capitato anche di estromettere dalla nostra vita i fratelli, e questo ci ha portato forse molta delusione, molta amarezza e tristezza. Figuriamoci estromettere Dio dalla propria vita, quanto ancora di più mette un po' di malinconia al nostro cuore. Bene, viviamo con il Signore, viviamo sempre con Lui, fidiamoci totalmente di Lui e grandi cose, ecco, si compiranno anche nella nostra vita. Un abbraccio fraterno a ciascuno di voi e ci vediamo domani.